Benvenuti al dodicesimo, al tredicesimo video tutorial sull'utilizzo di Ubuntu per quanto riguarda il terminale. Oggi andremo a vedere come andare a modificare i permessi sui file. Per modificare i permessi sui file, ricordo sempre che tutti i comandi che andiamo ad eseguire devono essere eseguiti da amministratore di sistema, quindi preceduti da sudo oppure passate ad amministratore di sistema al posto di un simbolo di dollaro, qua avrete un cancelletto. Quindi per modificare i permessi sui file si utilizzano dei comandi che sono eseguiti da sono preceduti da ch e seguiti da grp per indicare il gruppo, mod per indicare la modifica dei permessi su un file, e poi own per indicare il proprietario di un file. Allora, per modificare il gruppo di appartenenza di un file basta digitare chgrp e poi group 1 file 1, se ipotizziamo che il nostro file sia il file 1. Per quanto riguarda i permessi di modifica su un file, io utilizzo una notazione che dovrebbe essere in esadecimale, se non ricordo male. Comunque si digita ch mod e poi il valore sul file che vogliamo andare a dare è dato attraverso dei numeri. Ad esempio, 777 sta ad indicare un valore, sta ad indicare la modifica dei permessi di un file in lettura, in scrittura e in esecuzione per il proprietario, per quelli appartenenti ad un gruppo e per tutti gli altri utenti che possono accedere ad un file. Generalmente, oltre a questa notazione, si possono utilizzare anche, non so, la possibilità di rimuovere permessi di un file in lettura e scrittura di un particolare utente. Infatti si può scrivere chmod go, dove go sta G per gruppo o per altri, meno i permessi che vogliamo andare a rimuovere, ad esempio rwx. Ricordate che i permessi si rimuovono, si danno sempre in quest'ordine. Il primo è read, secondo w, write, quindi scrittura, mentre il primo è la lettura, e x che sta per la possibilità di eseguire un file. I permessi in questo modo possono anche essere modificati ad una cartella, basta semplicemente digitare il nome della cartella, ad esempio home, scusate, devo aver fatto z, ecco, home. Vale Linux come nel mio caso, oppure ad un file se inserisco il nome di un file, se ad esempio ho questo file 1 all'interno della mia cartella. Ancora c'è un'altra possibilità per modificare tutti i permessi sui file, su tutti i file all'interno di una cartella, basta aggiungere qui un -r. E un'ultima possibilità è quella di digitare ch own e mi permette di modificare i file di un utente gruppo proprietario di un file. In questo caso basta fare la seguente scrittura: ch own user 1, se avete un utente 1, due punti, group 1 e poi il nome del file che volete andare a modificare. Bene, con questo abbiamo concluso. Per altri tutorial vi rimando al mio sito www.linux.it oppure al mio canale YouTube e per quanto ci riguarda ci vediamo per il prossimo video tutorial. Alla prossima!